Ma visto che c'è stato un primo approccio diciamo da parte soprattutto dei francesi, che in Europa insomma c'è una certa simpatia per l'intervento dei russi, che sono gli unici che stanno facendo male veramente ai terroristi dell'ISIS, ai vari terroristi che poi hanno distanza in Siria. Proprio l'altra sera ho visto un programma in televisione in cui c'era una cosa anche rarissima, insomma, che tuttora non si era mai vista. È un reportage girato dalle donne di Raqqa, le quali si sono assunte la responsabilità di diventare le spose dei guerriglieri, dei terroristi, diciamo, e queste donne raccontavano che l'ISIS o Daesh non ha combattenti siriani, non esistono combattenti siriani, sono tutti foreign fighter, come si dice, sono tutti stranieri, sono tutti ceceni, europei, sauditi, c'è di tutto, meno che siriani. Quindi il dato vero è che non c'è una ribellione nei confronti, perlomeno questo è quello che dicono, di Raqqa, contro il governo siriano, perché i siriani non ci sono tra gli uomini dell'ISIS. E questa è una delle verità che fino adesso non abbiamo saputo, le abbiamo saputa soltanto attraverso questo reportage di donne che appunto si sono sacrificate per salvare i loro uomini e i loro figli, anche insomma avere una possibilità di sopravvivere nello stato islamico. Ecco, questa cosa del ruolo della NATO, che è vero che poi il giorno successivo ha teso ad abbassare i toni, diciamo, naturalmente ha fatto una dichiarazione formale nei confronti dell'intervento turco, ma sicuramente ha tentato di abbassare i toni e di cercare di evitare il peggio. Però in tutto questo la Russia a questo punto ha reagito, e badate che la cosa fosse non dico concordata, ma sicuramente c'è una sinergia tra quello che è successo in Crimea. Lo stesso giorno in Crimea gli uomini di Private Sector, che è una diciamo una formazione nazista ucraina, hanno fatto saltare i piloni dell'alta tensione che porta la corrente elettrica in Crimea, quindi tutta la Crimea è rimasta al buio, ed è stato un atto veramente grave per la popolazione. Tenete conto, insomma, sono zone in cui già adesso fa molto freddo, primo, secondo, tutti gli ospedali, insomma tutte le strutture pubbliche sono rimaste al buio, hanno dovuto attivare i generatori che hanno di riserva, ma tutto questo, insomma, nella vita, i frigoriferi, insomma tutto quanto viene ha avuto problemi molto seri in Crimea, e è successo, e quindi proprio una sincronia c'è stata rispetto all'abbattimento dell'aereo e a questa vicenda dei piloni dell'alta tensione. E quindi questa cosa però alla fine ha visto la reazione decisa della Russia, che ha schierato i sistemi antimissile S-400, che sono un sistema
antimissile che può colpire qualsiasi velivolo, qualsiasi missile in un raggio che riguarda praticamente l'intera Siria, e quindi può colpire qualsiasi aereo, qualsiasi missile venga lanciato e lo può distruggere. È un sistema che ha in dotazione la Moskva, che è la nave che ha attraversato lo stretto dei Dardanelli ed è arrivata nella base siriana, nella base di Latakia, e quindi i russi hanno il dominio a questo punto dei cieli, non fidandosi più di un accordo, seppure un accordo non mai sottoscritto ufficialmente, ma insomma di fatto, se tutti combattiamo i terroristi, è evidente che se io combatto i terroristi non debbo avere paura dell'intervento di uno Stato che dice di combatterli, ma questo purtroppo lo sappiamo e gliel'ha detto anche in faccia Putin durante il G20, non è assolutamente vero. Quindi noi speriamo che la situazione non degeneri. Io personalmente spero che l'Europa si svegli e che agisca autonomamente anche all'interno della NATO e richieda invece questa alleanza che di fatto si è stabilita tra Francia e Russia nel combattere il terrorismo, e sia un'alleanza di tutta l'Europa contro il terrorismo, sapendo che i russi il loro dovere lo hanno fatto anche bene. E credo che l'altro aspetto che riguarda sempre la Turchia è il fatto che l'approvvigionamento del petrolio che viene da parte dei pozzi conquistati da ISIS, quindi il contrabbando, diciamo, di petrolio che viene svenduto ai turchi da parte di ISIS, è venuto meno nell'ultimo periodo proprio per l'attacco dell'aviazione russa sia sui pozzi e sia sulle cisterne che trasportavano centinaia e centinaia di convogli che trasportavano il greggio, sono stati attaccati e distrutti dall'aviazione russa, e questo ha comportato quindi un grosso problema per l'approvvigionamento che la Turchia aveva di questo, diciamo, di fatto un approvvigionamento illegale che però come economia era assolutamente favorevole alla Turchia. Prima abbiamo ascoltato una canzone del Quello che non c'è degli After Rauras, e adesso invece ascoltiamo Massimo Zamboni in Crania. Thank you.
cercare sede. Dopo aver ascoltato la canzone di Zamboni che parla del confine tra Occidente e Oriente, la Craina era il confine tra Oriente e Occidente, tra l'Impero Ottomano e l'inizio, diciamo, dell'Europa occidentale e cristiana. E c'è un anniversario che diciamo è importante anche personalmente, e ho un ricordo chiarissimo di quella giornata. Era il 23 novembre del 1980 e avvenne un terribile terremoto in Irpinia, magnitudo praticamente 7, 6,89 della scala Richter. Le regioni colpite furono la Campania, la Basilicata e la Puglia. Furono colpiti in molti comuni, maggiormente in Campania 542, ma anche in Basilicata e in Puglia. Ci furono 2.914 persone morte, vittime, e ci furono quasi 9.000 feriti, 280.000 persone sfollate, 362.000 abitazioni distrutte o danneggiate. E insomma, voi dovete pensare che in Italia il contributo dello Stato fu ad oggi fu di 66 miliardi e tanto per avere un'idea, in Italia ancora oggi è in vigore un'accisa di 75 lire, cioè 4 centesimi di euro, su ogni litro